alla Felinese per rivendicare il diritto alla carne italiana e alla tracciabilità. Sì, siamo qui in provincia di Parma, in un bellissimo stabilimento che occupa più di 200 persone, fornisce un prodotto di qualità. Abbiamo fatto un intervento sul fatto che c'è una direttiva che impone agli stabilimenti, potrebbe imporre di poter produrre prosciutto cotto anche con carni che non derivano dal maiale. Sapete bene come la pensiamo, ci sembra appunto una cosa folle. Abbiamo fatto un intervento di buon senso, costruttivo, per difendere chi produce qualità, chi difende i prodotti italiani all'estero e chi lavora appunto in tutta onestà.